Un percorso di salvezza nazionale. In presenza di una volontà politica, le linee guida e i punti chiave per una via di salvezza nazionale in grado di portare il nostro Paese finalmente fuori da questa crisi economica e democratica sono contenute proprio nella Costituzione italiana. Ecco le principali azioni politiche costituzionalmente orientate per l'interesse del Paese. Elaborare un piano industriale. Con il processo di deindustrializzazione del Paese, l'Italia ha perso aziende chiave per i propri interessi strategici. È sbagliato pensare che basti tornare alla sovranità, se non abbiamo una strategia per il periodo successivo. Senza la produzione, il controllo politico della moneta, pur indispensabile, non è sufficiente. Anche perché l'Europa e i poteri finanziari mondialisti ci lasceranno nelle peggiori condizioni possibili, al fine di impedire ogni ripresa del Paese. Ricordiamo che cosa è accaduto alla Grecia. Occorre determinare i settori produttivi essenziali, le industrie di interesse strategico di cui riappropriarci e incentivare con gli aiuti di Stato, in conformità con la Costituzione che prevede l'esproprio per pubblica utilità. Occorre rilanciare la domanda interna. Dipendere troppo dalle importazioni non ci consentirebbe un pieno esercizio della nostra sovranità. Avremo bisogno di beni di cui non potremmo controllare il prezzo. Ogni forma di energia, di beni essenziali, in regime di monopolio dovrà tornare sotto il diretto controllo statale, come l'acqua, l'elettricità e il gas. Nessun paese civile darebbe mai in mano la sua sopravvivenza ai privati, spesso addirittura stranieri, che non hanno tra i loro obiettivi l'interesse nazionale. Farlo è il tradimento del popolo italiano. Benché il modello costituzionale lo prevede espressamente, oggi l'idea di uno Stato che porta avanti piani industriali è vietato. I trattati europei vietano gli aiuti di Stato in economia e il governo si è uniformato a questi diktat, anteponendoli ad ogni forma di interesse pubblico. Renzi ha addirittura ricordato che non tocca al governo fare piani industriali. Euro-exit, sovranità monetaria ed economica. È necessario uscire da questo metodo di governo. Si potrebbe utilizzare lo strumento del decreto legge. L'immediata uscita rappresenta infatti la più impellente necessità ed urgenza. Dentro l'euro non c'è democrazia. L'exit rappresenta una ripresa delle libertà democratiche, il ripristino dei diritti sociali. Il ritorno alla lira dovrà avvenire in conversione di perfetta parità con l'euro 1-1. La banca centrale dovrà tornare sotto il totale controllo della politica, ripristinando la dipendenza della banca centrale dal Ministero del Tesoro. Con obbligo di finanziare illimitatamente la spesa pubblica. Intervenire sull'occupazione e il sociale con un massiccio piano di assunzioni nel pubblico per spingere la domanda interna necessaria alla piena ripresa del settore privato. Si dovrà spendere. Tutto questo non genererà alcuna spinta inflattiva. L'inflazione infatti ci sarà unicamente se la domanda di beni e servizi supererà la quantità di essi prodotti o disponibili sul mercato. Se la domanda non supererà l'offerta, i prezzi non saliranno. Solo un'eccessiva dipendenza dalle importazioni potrebbe crearci problemi. Sarà possibile dialogare con certi paesi, ad esempio la Russia, in aperta contrapposizione con l'Unione Europea e il modello neoliberista che assieme agli USA essa rappresenta. L'inflazione dovrà essere quella giusta a garantire la piena occupazione. La stabilità dei prezzi non sarà più un valore. La Repubblica dovrà essere realmente fondata sul lavoro e non sulla vergogna della speculazione finanziaria. L'Italia deve abbandonare l'Unione Europea. Il dialogo con gli attuali Stati membri dell'Unione potrà ricomporsi in futuro quando si saranno anch'essi liberati dai condizionamenti imposti dai poteri economici, che ormai ne scelgono addirittura i governi. L'uscita dovrà dunque essere immediata ed unilaterale. Prioritario e urgente è il ripristino integrale del modello costituzionale. Lo Stato è obbligato alla creazione e alla tutela del risparmio, possibile solo con politiche di deficit nel lungo periodo, da finanziarsi sovranamente. Lo Stato deve spendere di più di quanto tassa. Andrà ripristinata la democrazia parlamentare con una legge elettorale legittima. Tale legge è solamente il proporzionale puro. Lo Stato non ha alcuna necessità di tempi rapidi per legiferare. La velocità con cui si vogliono approvate le leggi è dettata unicamente dalla volontà della finanza di soggiogare la democrazia, per garantire profitto e potere nelle mani dei grandi gruppi finanziari, che impongono rapidità decisionale e sospensione della normale dialettica democratica. I privati non potranno finanziare i partiti, che dovranno trarre sostegno da quel fondamentale strumento di democrazia che è il finanziamento pubblico. Così il potere economico non potrà tornare ad essere un potere politico,
Fondamentale è avere una diffusione mediatica libera e pluralista. I gruppi di potere finanziario oggi possono acquistare TV e giornali, imponendo il loro pensiero a popolazioni prive della preparazione culturale e al senso critico. L'informazione non può essere condizionata dalla proprietà di una testata. Oggi i media rappresentano un potere occulto che manipola il meccanismo democratico. Il sistema bancario dovrà essere nazionalizzato nel rispetto dell'articolo costituzionale. La Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito. Finché saranno i privati a creare moneta dal nulla, determineranno direttamente la linea politica delle nazioni, sospendendo la democrazia, secondo i propri desideri che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico. Le banche sotto il controllo nazionale continueranno a creare e prestare moneta in quantità strategicamente determinate in base all'interesse pubblico. Il credito privato non avrà più alcun potere di creazione di base monetaria. Questo potere è troppo forte per essere sottratto alla politica. Se la moneta è privata, il potere economico supererà sempre quello politico. Le banche commerciali potranno unicamente effettuare attività nell'economia reale, prestare denaro per investimenti e consumi, ben oltre la separazione bancaria. Il casinò globale dovrà essere bandito. Una banca d'affari non può contemporaneamente avere funzioni di banca commerciale, ovvero non potrà prestare denaro ai cittadini per investimenti e consumi. Non dovranno esistere strumenti finanziari che basano il loro valore su altri strumenti finanziari. Il collegamento all'economia reale deve essere diretto. Non si vede infatti quale sia la causa giustificatrice di qualsivoglia prodotto finanziario privo di un collegamento diretto alla reale produzione di beni o servizi. Si tratta infatti di mere scommesse che cagionano profitto in capo a pochi e impoveriscono la stragrande maggioranza della popolazione. Impoveriscono l'intero tessuto produttivo. Le banche esposte in questa sorta di gioco d'azzardo globale vengono poi salvate dagli stati attraverso politiche di austerità imposte ai cittadini. Le scommesse e i prodotti derivati sono un delitto contro l'umanità, un mercato del nulla che corrisponde a 10 volte il PIL mondiale. I capitali in mano a pochi vengono utilizzati per scommesse, che vengono vinte o perse sulla pelle dei popoli. Chi detiene il capitale determina il crollo di un prodotto finanziario semplicemente spostando i propri soldi. L'opinione pubblica non percepisce tali strumenti finanziari come atti illeciti, semplicemente perché non è in grado di comprenderne l'esatto funzionamento. Con i derivati si scommette addirittura sull'energia, il cibo, il rialzo dei prezzi di tali beni, che ovviamente ha impatti devastanti nella realtà economica, causando morte e disperazione per il profitto di pochissimi. La legittimità giuridica della cancellazione della speculazione finanziaria trova supporto anche nell'articolo 4 della Costituzione. Tutti debbono concorrere con il proprio lavoro al progresso materiale o spirituale della società. L'attività parassitaria e speculativa è un fatto illecito. Non concorre infatti ad alcun progresso, anzi lo ostacola. Con l'uscita dall'euro non vi è alcun timore per le conseguenze sui contratti in corso, mutui compresi. Saranno denominati nella nuova valuta. Nessun contratto denominato nelle nuove lire risentirà di un'eventuale svalutazione della stessa. Per i contratti fuori della giurisdizione italiana sarà istituito un apposito scoperto di conto presso la Banca d'Italia, che provvederà a risarcire chi dovesse subire danni. Andrà riformato il sistema fiscale, secondo il principio costituzionale della capacità contributiva, il reddito. Andrà abolito ogni imposta indiretta, ad eccezione di quelli sui beni non necessari e di lusso. Dovrà avvenire una drastica riduzione delle imposte sui redditi. Per consentire la migliore redistribuzione del reddito si può pensare a scaglioni sui redditi in misura molto più progressiva. La spesa pubblica andrà aumentata nei settori di interesse nazionale, welfare, sicurezza, ricerca, sanità. Inabili, disoccupati, involontari, infortunati, eccetera, dovranno essere assistiti economicamente e materialmente. Bisognerà fare un grande lavoro culturale per far finalmente capire a tutti che la spesa pubblica è il reddito indiretto dei cittadini. Il libero mercato va posto sotto il coordinamento e il controllo dello Stato, al fine che l'interesse pubblico prevalga sull'egoismo, che, se non frenato, porta a situazioni sociali catastrofiche. L'ambiente e la ricerca scientifica. Oggi sprechiamo decenni di potenziale sviluppo tecnologico perché pensiamo unicamente alla resa economica. I prodotti finanziari derivati vengono prima della scienza. Anche nella scienza non si può lasciare spazio ai privati. I privati non si curano dell'interesse pubblico. Se per esempio un farmaco dai costi irrisori curasse una malattia gravissima, oggi trattata con cure estremamente costose, che danno grandi profitti alle case farmaceutiche, come si comporterebbero queste ultime? La ricerca verrebbe osteggiata. I ricercatori devono lavorare per l'interesse pubblico.
L'esempio dei farmaci calza anche per le fonti di energia. L'uomo da troppo tempo utilizza i combustibili fossili, ma non mancano le tecnologie alternative. Esistono, ma non sono utilizzate perché gli interessi economici vanno nella direzione opposta. L'Italia è un paese di eccellenze, libera dal gioco dei potentati finanziari, potrebbe diventare una guida per il mondo intero. La parte più grande del debito pubblico è frutto della speculazione finanziaria. Il costo complessivo del debito, considerando solamente gli interessi pagati, è una cifra enorme e inaccettabile. Hanno ingrassato la speculazione finanziaria e non sono confluite nell'economia reale italiana. Coloro che hanno scientemente tradito tutti noi non possono evitare la giusta punizione. Il dominio della dittatura finanziaria ha ridotto in miseria gran parte del globo per il profitto di pochissimi. L'1% della popolazione detiene il 99% della ricchezza. All'ONU molte nazioni sono critiche verso questo stato di cose. Tuttavia, 5 paesi dispongono del diritto di imporre la propria volontà sul mondo grazie al diritto di veto. L'Italia dovrà lottare per ottenere l'abolizione di tale diritto, perché acconsente alle limitazioni di sovranità unicamente in condizioni di reciprocità. Le soluzioni politiche e tecniche ci sarebbero, ma di fatto continuiamo ad assistere impotenti alla genesi di una dittatura finanziaria, il cui più grande alleato è l'informazione parziale e faziosa della maggior parte dei media. La Costituzione democratica ha in sé i meccanismi di difesa necessari a fermare il colpo di Stato in corso. Il codice penale poi rappresenta un valido ulteriore alleato laddove la Corte Costituzionale perdesse la sua necessaria indipendenza dal potere esecutivo. Alcuni di tali meccanismi sono stati artatamente disattivati attraverso la massiccia somministrazione di dolore alle popolazioni che ormai stremate hanno creduto ancora di più alle menzogne di regime. Se i magistrati troveranno il coraggio di agire, un totalitarismo non sarà fermato con il sangue di una futura e certa rivoluzione, ma dagli strumenti di difesa di una moderna democrazia. L'Unione Europea va abbandonata e smantellata. La nuova Italia resa libera, indipendente e sovrana. Viva l'Italia, viva la Repubblica!